Oltre 300 persone in città a Cirié per la festa di Carnevale. La manifestazione, organizzata dal comune di Cirié, si è svolta sabato 2 marzo. Le famiglie si sono ritrovate in Piazza Castello per animare le vie cittadine. Soddisfatto per la riuscita, l'assessore alle manifestazioni Fabrizio Fossati. Si è conclusa da pochi minuti la prima parte del Carnevale dei Bambini di Cirié. La sfilata si è svolta senza nessun problema, molto partecipata come potete vedere. Adesso si aprirà la parte dedicata agli intrattenimenti dei bambini a cura della parrocchia, che ringrazio per la preziosa collaborazione. Ringrazio anche le associazioni Base Sierra e Carabinieri in Congedo e la Polizia Municipale per averci permesso di usufruire di questa bella giornata in piena sicurezza e far molto felici i bambini. Il parroco Don Alessio Toniolo, travestito da clown, ha distribuito caramelle ai bambini. Anche quest'anno abbiamo realizzato questa sfilata. Ci sono tante persone quest'anno, abbiamo incontrato tante persone che anche l'anno scorso magari non c'erano. Il numero è molto alto dei partecipanti. È stato bello vedere le scuole presenti, alcune classi delle scuole. È stato bello vedere alcuni anche di altre comunità che sono venuti. È stato bello vedere i nostri ragazzi dell'oratorio che si sono prodigati. Ecco, qui c'è un grande leone. Il nostro leone è il simbolo della nostra sfilata, il libro della giungla. Ci auguriamo di poter sempre di più, nonostante tutte le norme che ci sono ormai di legge per la sicurezza, fare delle cose belle per i bambini soprattutto e per le famiglie. La giornata è terminata con giochi di gruppo sotto il tendone dell'area Remmert.